Vediamo ancora il prossimo proposto notevole. Dopo di riassumo. Abbiamo visto il somma per differenza di monomi, quadrato del binomio, quadrato del trinomio. Adesso passiamo alla potenza superiore. Vediamo il cubo del binomio, se possiamo. Cubo per terza potenza del binomio. Questo era, anche questo era già nell'animazione che avevo mostrato l'altra volta, quindi potete rivederlo, ma la ripeto. A più B alla terza. La somma di due quantità, che possono essere monomi ma possono anche non esserlo, con il loro segno, è arrivato alla terza potenza. Ok? Adesso vi mostro come ricavarlo, però voi ricorderete la prima e l'ultima passaggio. Non ha senso fare questa linea. È sufficiente A più, pensare a metà, come B a seconda per A più B. Il cubo possiamo pensarlo come un quadrato per la potenza 1. Il quadrato abbiamo già visto come si sviluppa alla seconda con 2ab più b alla seconda per a più b. È sufficiente fare tutti i prodotti intermedi e otteniamo, e faccio un'altra pagina, tutto chiaro fin qua? Mettiamo in ordine i termini, sommiamo quelli simili, cioè A alla terza più A alla seconda B più 2A alla seconda B fa 3A alla seconda B più AB alla seconda più ancora AB alla seconda, di nuovo 3AB alla seconda più A. Il cubo del binomio dà quattro termini: cubo del primo, cubo del secondo, tre volte il quadrato del primo per il secondo, più tre volte il primo per il quadrato del secondo. Ok, vedete che ci sono tutte le potenze di A, A alla terza, alla seconda è A, e tutte le potenze di B, di la terza e di la seconda è B, in modo tale che ogni termine sia di terzo grado. Io lo scrivo. A più B alla terza è dato da A alla terza più 3A alla seconda B più 3AB alla seconda più B alla terza. Questo è quello da ricordare. Tutto chiaro? Esempio.
alla terza. Qui al posto di A grande ho X, al posto di B grande ho 2. Quindi ho X alla terza più 3 volte X alla seconda per 2 più 3 volte X per 2 alla seconda più 2 alla terza. Quindi X alla terza 3 per 2 per 6 X alla seconda 3 per 4 12, quindi più 12x più 8. Domande? No. Bene. Attenzione, se uno dei due termini avesse avuto un segno negativo, cambiano le potenze dispari. Cioè, se ad esempio anziché avere A più B o A meno B, cambiano le potenze dispari di B, cioè cambia questo termine, questo. Il quadrato di B non cambia di segno, il quadrato dà sempre più. Facciamo l'esempio. Supponiamo di avere x meno 2 alla terza. Cubo del primo, x alla terza, più 3 volte il quadrato del primo, x alla seconda per meno 2 alla seconda, più 3 volte, no, è sbagliato, quindi scusa, un quadrato solo su 2, più 3 per x per meno 2 alla seconda, più meno 2 alla terza. Questo lo penso come x più meno 2. Quindi cubo di x, 3 per meno 2 fa meno 6, x alla seconda, meno 2 alla seconda fa più 4 per 3 più 12, x, meno 3 alla seconda, meno 2 alla terza, scusate, meno 8. Cambiano segno le potenze dispari le seconde terme. Ok? Altro esempio. X alla terza meno 1 qui è A è X alla terza B è meno 1 quindi ho il cubo di A X alla terza più 3 volte il primo X alla terza alla seconda per il secondo più 3 volte la terza per meno 1 alla seconda più meno 1. Togliamo le parentesi. X alla terza fa X alla nona. Poi ho 3 per meno 1 fa meno 3, x alla terza alla seconda fa x alla
sulla sesta? Sesta. Poi meno 1 alla seconda fa più 1 per 3 più 3. X alla terza. Meno 1 alla terza. No. Meno 1. Altro esempio. Diventa più, quindi più per più per meno fa meno, 1 non lo scrivo, a alla quarta. Dopodiché, terzo termine, meno un terzo alla seconda fa più un nono, è un quoziente pari, più un nono per 3. Più un terzo. Un terzo per meno 1. Meno un terzo. A alla seconda. Meno un terzo alla terza. Meno un ventisettesimo. E io ho fatto. Ok? Di
su un'espressione con il cubo. Tonda x più y, scusa, tonda alla terza, meno x più y per x alla seconda meno xy più y alla seconda chiusa, chiusa quadra alla seconda, meno 2xy per parentesi stesso meno 3 xy alla seconda. Vediamo se ho pubblicato bene. Okay. Quindi sviluppiamo il cubo e qui facciamo il prodotto. Y alla terza più 3 x alla seconda y più 3 x alla seconda più y alla terza, e figura questo termine. Qui il meno lo otteniamo, cambieremo il segno dopo. La prima parentesi per la seconda, x alla terza meno x alla seconda y meno x alla seconda, poi più x alla seconda y meno x alla seconda più x alla terza, e infine meno 2 xy per 9 x alla seconda y alla seconda. Adesso semplifichiamo dentro le parentesi quadre e tonda. Meno x alla seconda y più x alla seconda y si può togliere, ok? E prima la coppia identica, la seconda rimane x alla terza più y alla terza, che cambieremo di segno. Ok. E mi viene x alla terza più 3 x alla seconda y più 3 alla seconda più y alla terza meno x alla terza meno y alla terza seconda. Poi ho meno 2 per 9 fa meno 18, x alla terza e y alla terza, ok? Dentro abbiamo anche da potessimo semplificare in terza, andiamo via, e poi i due y alla terza si sommano. Siete? Qui attenzione al quadrato del trinomio. Qua per il primo, il secondo e il terzo e tutti i doppi prodotti. Quindi viene, c'è un segno sbagliato secondo me, anche lì c'è una seconda teoria dove ho sbagliato il segno qui, e quindi non è, anzi, il segno di meno non mi è sommato.
questi due vanno via. Quindi il y alla terza non c'è. Ok? Questo segno meno cambia il segno anche all'y alla terza, che si semplifica con questo. Quindi guardate il binomio 9 x alla seconda y alla quarta y alla seconda più 2 volte il primo per il secondo, quindi 2 per 3 per 3 18 x alla terza e il quadrato del secondo 9 x alla seconda y alla quarta quello meno 18 x alla terza e semplifico col più 18 e mi rimane 9x alla quarta y alla seconda più 9x alla seconda y alla quarta. Mi propongo questa considerazione. Prendiamo il binomio. Okay. Adesso parliamo di volerne calcolare il prodotto notevole con una potenza diversa da 1, da 2 o da 3. Da 4 per esempio. Prego. Fai la seconda? Sì, si può fare un doppio, una doppio quadrato. E se ho 5? Questa è una possibilità. C'è un altro metodo, un altro schema, forse un poco più semplice. Allora, consideriamo la potenza del binomio, con n diverso. Allora, se io metto n, se n è 1, a più b, alla n è a più b, i coefficienti sono 1 e 1, banale. Se n è 2, a più b alla seconda è a alla seconda più 2 volte a per b più b alla seconda, coefficienti 1, 2, 1, ok? Se la potenza è 3, A alla terza, 3, A alla seconda B, più 3, A, B alla seconda, più B alla terza, coefficienti, 1, 3, 3, 1. Se n è 4, beh, vediamo se riusciamo a capire in che modo, se c'è uno schema regolare qua dentro. Allora, in ogni riga rispetto alla precedente vedete che aumento di un termine, due termini, tre termini, quattro termini, quindi avrò ragionevolmente 5. Perché se ho la potenza 3, cioè la terza potenza di un binomio, tutte le potenze di A o di B saranno la potenza 0, infatti qui A non c'è, la potenza 1, potenza 2, potenza 3. Quindi ho il grado a cui elevo il binomio più 1 come numero di termini. Ok? Inoltre il primo termine è sempre coefficiente 1, così come l'ultimo. Il secondo, che è misto, lo ottengo
sommando i coefficienti immediatamente superiori. 3 lo ottengo da 1 più 2. 3 di nuovo 2 più 1. Mentre questo si ripete. Quindi per costruire la quarta potenza, dove avrò, ripeto, 5 termini, avrò A alla quarta più, lasciamo stare il coefficiente per adesso, la potenza immediatamente inferiore è A alla terza, e avrò quindi A alla terza B, poi avrò A alla seconda B alla seconda, poi A B alla terza e infine B alla quarta. Che coefficiente avrò qua? Beh, sarà la somma dei precedenti due, 1 più 3, quindi qui avrò un 4. Qui avrò la somma dei precedenti due, 3 più 3, 6. Qui avrò il 3 più 1, di nuovo 4, che è qua, e qui 1. Fatemelo scrivere un po' meglio. E così via. Quindi posso costruire tutte le potenze successive. Questo giochino si chiama triangolo di Tartaglia. Il nome per me era Nicolò. Come parlava male, perché lì in un duetto, non si prominava Tartaglia. La potenza 5 avrà 6 termini, il coefficiente è 1, il secondo è 5, il terzo è 10, 10, 5, 1 e 10. Se dovesse essere necessario utilizzare potenze superiori, per cui non costruire, ma ne dovremmo utilizzare. Ci sono domande? Allora per oggi ci fermiamo qua.